Amici, vi chiediamo un attimo di attenzione perché è un momento importante per la cosa. Vi prego di avvicinarvi. Oggi è una bellissima giornata ed è un onore per me e anche per Lucia avere l'onore e l'onere di presentare per la prima volta l'inno ufficiale della Consa, composto dal maestro Vino Mignola, testo scritto da Angioletta Palese, canta Tiziano Vecchio. E invito una preghiera a tutti i segretari generali di federazione a salire sul palco, tutti uniti. E quando tutti i segretari delle federazioni di categoria sono sul palco, io vorrei con un applauso anche accogliere Raffaele Margiotta, il segretario generale della COSA, tutti insieme, vicini, per un momento che rimarrà importante, il primo inno ufficiale della COSA per tutti noi. Ascoltiamo insieme. Vogliamo un applauso più grande, un applauso più grande, Napoli, dai! Lavoro con sal e autonomia nel coro, prendisi il coraggio delle nostre idee, liberi dalle ideologie, forza, dignità, lavoro con sal e libertà nel coro, pronti per la sfida, per la comunità. Cambia direzione, giustizia ed equità. Bandiere, solo valori, la nostra forza è qua. Persone e lavoro al centro con noi, per un paese in crescita, sviluppo della società. Vero impegno, non promesse, forza, libertà, lavoro, diritti e garanzie, lavoro, salute e sicurezza contro le avversità, nuove prospettive anche in terza età. Così come scritto, il lavoro è un diritto, ma non è la verità. Pronti per la partita, è questa già la nostra sfida, giustizia e solidarietà. Finalmente un vento nuovo, forza, libertà, lavoro, consal nasce nel lavoro e nel lavoro vive, lotta e rivendica, torna alla centralità dell'uomo, giovani cresciamo insieme, forti dei valori, insieme, fuori dalla mischia, il gioco cambierà.
la consacro. Grazie.